La polis si afferma in Grecia a partire dalla fine del cosiddetto Medioevo ellenico. È una forma di organizzazione politica del territorio che rappresenta un'assoluta novità nel mondo antico per una ragione fondamentale. La sovranità, cioè l'esercizio del potere nelle sue diverse forme, appartiene a tutti i membri della polis stessa, cioè ai cittadini o politai. In ogni polis esisteva di solito un'assemblea nella quale tutti i cittadini potevano prendere la parola ed esprimere il proprio pensiero. Con la partecipazione alle istituzioni politiche, il cittadino contribuiva in modo diretto all'amministrazione e alla difesa della città. Per i greci, solo un cittadino era degno di essere definito uomo, mentre al di fuori della polis esistevano solo barbarie o inciviltà. Oggi, quando parliamo di polis, tendiamo a pensare al modello rappresentato dalla democrazia della città di Atene nel V secolo a.C. In realtà non vi fu un unico tipo di polis. In ogni città c'erano magistrati che esercitavano la sovranità con competenze più o meno estese e che detenevano il potere in nome del popolo. Esistevano assemblee di tutti i cittadini, sia legislative sia giudiziarie, ma anche consigli ristretti, di solito consigli degli anziani. A seconda dei casi, inoltre, i magistrati, cioè coloro che detenevano una carica, potevano restare in carica per un periodo limitato di tempo oppure a vita, essere eletti dal popolo o scelti a sorte e, infine, potevano essere uno o più di uno. Vediamolo nel dettaglio.